Il mancato avvenimento. Charles Taze Russell, 1852-1906, predicatore statunitense. In seguito all'incontro con J. Wendell, un predicatore avventista che predica la fine del mondo per il 1874, Russell inizia a dedicarsi agli studi biblici. Il mancato avvenimento della profezia di J. Wendell non scoraggia Russell, il quale sostiene che dal 1874 Gesù Cristo è presente sulla terra in modo invisibile per preparare l'umanità alla venuta del nuovo mondo. Russell raccoglie questa teoria sull'Herald of the Morning e sulla base del biblico libro di Daniele divulga la notizia che la fine del mondo avverrà nel 1914. Nel 1878 Russell fonda la Società della Torre di Guardia, che dal punto di vista dottrinale si distingue dalle altre confessioni cristiane per l'interpretazione letterale della Bibbia, ma soprattutto che Cristo e l'angelo Michele siano la stessa persona, per il rifiuto del valore salvifico dei sacramenti e per la negazione dell'immortalità dell'anima. Nel 1931, sotto la guida di J.F. Rutherford, la Società della Torre di Guardia cambia nome in Testimoni di Geova. Commento: a chi non crede che la struttura matematica della realtà sia perfetta perché divina, può sembrare che i personaggi come Russell, smentiti continuamente dai fatti, siano inutili. Eppure per la legge, la loro forma coscienza prima e la loro forma pensiero poi, nella bassa condizione umana, servono ancora a chi ha bisogno di queste illusioni.